Stefano Angelucci Marino, è arrivato questo importante riconoscimento per il vostro teatro, insomma oggi presentate anche la stagione, ma non solo. Esattamente, noi abbiamo ottenuto questo riconoscimento quest'anno come Teatro del Sangro, io e Rossella Gesini che dirigiamo questa baracca da qualche anno, e l'abbiamo ottenuto appunto sulla scorta di una progettualità particolare, che è quella di una programmazione. Infatti il Ministero ci ha riconosciuto come organismo di programmazione, abbiamo messo in piedi per il 2021 una stagione importante e questa è stata premiata, è stato premiato il progetto artistico soprattutto in un territorio svantaggiato, quello che è il nostro. Noi risiediamo a Treglio, nel comune di Treglio, e il Teatro del Sangro di Lanciano lavora per tutto il comprensorio, quindi nomi importantissimi: Enzo Moscato, Roberto Latini, Oscar De Summa, Gabriele Vacis. Veramente una stagione di questo tipo era nei sogni da anni e ce la possiamo permettere quest'anno perché grazie a Regione Abruzzo che ci supporta e con il nuovo supporto del Ministero possiamo veramente fare le cose per bene. È di buon auspicio perché con la pandemia abbiamo bloccato tutto, come tutti hanno bloccato tutto per 2 anni, e di conseguenza è di buon auspicio perché si riparte alla grande per quel che riguarda il teatro contemporaneo nel nostro territorio, che è un territorio appunto che ha tanto bisogno di esperienze nuove.